Ricordiamoci, oggi siamo qua che facciamo questa votazione. La sentenza della Consulta, di cui penso che tutti noi abbiamo già sentito parlare oggi, ha previsto, ha condannato, ha ritenuto, e questa è una sentenza che noi riteniamo scandalosa. Ascolti, Ministro, ascolti. 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 E riteniamo che la Consulta sia stata sotto questo profilo scandalosa. Perché nel prevedere che anche nei fronti di un reato di stupro di gruppo sia stata esclusa la custodia cautelare perché sono ammesse delle pene alternative. Le pene alternative di cui stiamo andando a parlare proprio oggi. E quindi va a significare anche tutto un insieme di pacchetti di sicurezza che era stato tra l'altro varato anche dal nostro ministro Maroni. Cos'è che vogliamo noi? Noi vogliamo solo il rigore della legge, perché è giusto che la legge sia rigorosa, perché nel momento in cui si sa a cosa si va di fronte la pena, questo il delinquente potrà essere dissuaso. Il nostro voto? Il nostro voto penso che sia abbastanza chiaro. Il gruppo della Lega Nord esprime convintamente il suo dissenso. No allo svuota carceri, no all'indulto, no ai delinquenti per strada. No, sì, senatori del gruppo della Lega, la richiamo all'ordine. Prego il senatore Questore di rimuovere quei cartelli, per favore. Senatore Crosio, ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il senatore Susta, ne ha facoltà. Signor Presidente, colleghi senatori, il senatore Albertini è... Questori, intervengano di nuovo. Senatore Crosio.